Salve a tutti, miei utenti, ed eccoci qui a questa nuova introduzione a un nuovo gioco di ruolo. Oggi porto Savage War, un gioco di ruolo molto molto interessante che mi ha colpito per l'idea geniale che hanno messo dagli sviluppatori per il suo funzionamento e per il fatto che è talmente semplice che si presta benissimo a far iniziare le persone a giocare di ruolo. Veramente, una persona che non ha mai giocato si mette a sedere e gioca senza tanti problemi. È veramente molto carino. E ha nel suo interno anche un po' di meccanismi un po' più avanzati, quindi ecco, si possono fare anche più cose. È semplicemente tutto qui. Piccolo manuale compatto con tutto. Con questo, diciamo, è come il manuale giocatore, con questo si gioca. Punto. Questa è Savage War, versione base. E si gioca e ci si diverte. Ma qual è l'idea geniale? Savage War, che genere è? Racchiude tutti i generi. Io ho visto veramente allo stand che ha Savage War, ma almeno 20-30 manuali di ambientazione. Perché con Savage War tu puoi giocare qualsiasi cosa. Immaginate il gioco di ruolo che abbraccia tutto, non approfondisce niente, ma abbraccia tutto. Veramente, non sto scherzando, con Savage Wars potete giocare il western, potete giocare il fantasy, l'horror, la fantascienza, lo steampunk, qualsiasi cosa, hanno fatto i manuali di qualsiasi cosa, anche generi misti. In più, ovviamente, voi ci buttate il vostro. Ci buttate il vostro. Prendete un'ambientazione e ce la giocate. Sistema molto semplice, veramente, costruire un personaggio, si mettono dei tratti, delle statistiche. È veramente basilare. Ha delle statistiche, immaginate, ogni statistica ha un dado, ok? Un suo dado, dado da 4, dado da 6, dado da 8, dado da 10, dado da 12. E utilizza quel dado, la statistica, ovviamente il dado più è basso e più è inferiore. Con alcune migliorie, al personaggio passando livello, migliori il dado, gli dai dei bonus quando fai le proprie caratteristiche. È carino come il fatto che avere tutti quei dadi sulle caratteristiche, tu hai magari caratteristiche diverse, tieni dadi diversi per ogni evenienza. In Savage World il successo è sempre il 6, ok? Bisogna raggiungere il 6 e si tira sempre il dado della caratteristica più un di 6 e si prende il migliore. Qual è la cosa bella? Che dopo nel combattimento sono altri fattori. Ogni volta che voi totalizzate con il dado il suo massimo, quindi qui il dado è alto e più difficile, si ritira e si somma. E è successo tante volte che veramente col D6 extra, che magari è, diciamo, quello di aiuto per l'abilità, è successo che fai più volte 6, ma anche col D4, cioè fai 4, 4, 4 e fai più di magari la tua caratteristica principale, fai il successo eccezionale. Cioè veramente è imprevedibile. È imprevedibile, voi magari abituati a D&D, drago colossale, 300 punti ferita, combattimento da round a round, un po' morire. E in Savage World il boss tiri, sei fortunato, i bonus magari dell'attacco che è sorpreso, hai l'arma buona, può essere anche un drago, lo uccidi, punto. Questa è veramente una cosa bella, rende il combattimento tanto. Proprio sembra paradosso, tanto dinamico, tanto c'è cioè, il sale, capito? Cioè, te dà gusto provare a vedere sfidare la sorte, ok? Sei bravo, sei anche fortunato, tu vieni premiato tanto. Paradossalmente i mostri sono ugualmente difficili, tu affronti 10 brigantacci deboli, temi che gli possa uscire un colpo fortunato. Come può accadere? Non sei invincibile, non hai una barriera che ti protegge. Se un colpo fortunato ti infligge la ferita letale, muori. Muori, rischi. Rischi, non muori subito, ma rischi di morire. Cioè, è molto improntato sull'action. Savage War è molto action nei combattimenti. Cioè, sono molto rapidi, molto spicci, con tante fazioni. Ha anche capito la modalità con le armi moderne, tipo guerra del Vietnam, cioè cose su usare lanciafiamme, granate, cioè veramente è molto incentrato sul divertimento, sull'action, la parte di combattimenti, poi la parte tutta narrativa che ognuno gestisce come vuole, è sempre un gioco di narrazione, un gioco di ruolo, quindi. Ma io, piccola esperienza mia personale sulle introduzioni, ho giocato
Ah, la violazione serve giù per pirati. Cioè, io non ho grandi passioni per i pirati, ma il detto dove ci sono i pirati è tutto più bello è vero. Cioè, tu giochi il pirata che hai il moschetto, che hai due scimitarrine, o che hai il pugnale sui denti e ti lancia al rimbaggio. Pirati mi è rimasto, veramente. Abbiamo fatto tre sessioni veramente divertentissime. Su mondo ambientazione di pirati che aveva il nostro master, sta studiata con tutti i pirati delle varie epoche in questo mondo, con la magia, con le creature granchi giganti, Kraken, le terre inesplorate, proprio sentite il clima fantasy, ma tema piratesco, un po' come Pirati dei Caraibi, diciamo, che io non sono un grande amante, ma molto bello vedere come si passa dall'azione a dopo 30 secondi si già in taverna a bere e festeggiare che ha razziato il tuo bottino, arriva un'altra pirata, altra ciurma, altri danni, qualcuno ti chiede aiuto, tu puoi rifiutare oppure no, cioè i pirati, la libertà, lo stile di vita libero, era veramente divertente. E questo era un piccolo esempio, qualsiasi cosa. Limite magari questi giochi di ruolo come Dungeons and Dragons, Fantasy, cioè non esce fuori, è il suo compito stare sul Fantasy. Avete invece un gioco che in base alle esigenze si adatta, basta solamente un supplemento, ma neanche, qui c'è tutto, nel manuale base c'è tutto, anche direttamente tu parti, fantascienza, facciamo viaggio interstellare stile Star Trek, esploriamo nuovi mondi, lo fai, basta che il master smetterà e scrive una storia. Punto. Facciamo invece fantascienza stile Stargate. Lo fai in maniera molto semplice, ma ti dà strumenti per farlo. Quindi spendo questi pochi minuti per farvi presente che esiste questo bel gioco di ruolo che a me ha colpito molto. Leggero, semplice, funzionale. Per chi magari vuol provare tanti generi, tutti i generi, consiglio Savage War. Dopo si innamora, come magari io, perché ho visto Pirati, non l'ho mai provato, i miei amici gli piacciono tantissimo, mi hanno tirato un mezzo a questo mondo di caos, anarchia, veramente mi sono divertito tanto e il nostro master ha comprato l'ambientazione di Pirati e ci divertiamo quando c'è occasione, tanto shot di Pirati, tanto è appena shot, perché alla fine succede che rimaniamo a metà, morimo tutti perché ci massacrano, perché siamo proprio matti quando giochiamo a pirati, matti come i pirati, senza restrizioni, senza remore. Veramente molto molto carino. Non so se vi trasmetto l'area piratesca. Va bene, comunque mi divago troppo. Questa è la piccola introduzione a Savage War. Vi ringrazio, spero che qualcuno di voi l'ha provato. Lasciate sui commenti che magari facciamo una discussione su cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto. Potrei descrivervi altri aspetti di questo piccolo e bel gioco di ruolo. Grazie per il mi piace e la condivisione, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!